al presidente del SAR di Reggio Calabria. Autorità, signore e signori, desidero porgere innanzitutto un cordiale saluto e un vivo ringraziamento mio personale dei colleghi, alle autorità civili, militari e religiose, ai colleghi di ogni giurisdizione, agli esponenti del mondo accademico, agli avvocati del libero foro, degli enti dell'Avvocatura di Stato e da tutti gli intervenuti a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. Un particolare benvenuto componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente Rosana De Liquis, rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Consigliere Giovanni Ricchiuto, rappresentante del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e Consigliere Valerio Pascale. Un caro saluto al Presidente del CAR della Calabria, Vincenzo Salamone. Dividerò il mio intervento ad alcune brevi considerazioni di carattere consultivo sull'attività svolta nel 2016. E ad alcune indicazioni di carattere prospettico per quest'anno giudiziario che si va da dire. Intendo lasciare un più ampio spazio ai colleghi chiamati a fornire un contributo di riflessione in occasione della presente cerimonia inaugurale. Gli straordinari risultati conseguiti nel corso del precedente anno, che andrò a illustrare, rappresentano una diretta conseguenza dell'alto impegno professionale dei colleghi nel quadro di un costante e quotidiano lavoro svolto con intenso senso di appartenenza istituzionale e al tempo stesso di servizio nei confronti della collettività, improntati ai rigorosi canoni di rettitudine e di onestà. Più ancora che lo spessore di magistrato, che la comunità del lavoro ha consentito ad essi di illustrare, è per me indimenticabile nel cuore, prima ancora che nella coscienza, la comune esperienza vissuta presso questi due giudiziari. Per loro mi sento di poter lamentare la celebre frase di Mandello per cui è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroe si può essere una volta tanto, galantuomi si deve essere sempre. A loro un ringraziamento non certo formale, al quale sono certo si associano tutti i presenti. Come i risultati conseguiti a questo tribunale nel 2016 abbiano superato la molto ottimistica aspettativa. Abbiamo pubblicato un numero di sentenze pari a 1240 nel corso del 2016. Al fine di dare un'immagine di raffronto di questo risultato rispetto a quelli degli anni precedenti, sottolineo che nel 2012 le sentenze pubblicate sono state 572, 559 nel 2013, 718 nel 2014, 1109 nel 2015. Quest'anno, l'anno trascorso, 1241. L'incremento di quasi il 12% rispetto al 2015, del 72% rispetto al 2014, del 122% rispetto al 2015. È ancora più significativo, dove si consideri che nel corso del 2016 la consistenza organica dei magistrati di servizio presso questo tribunale è stata depaugurata di un'unità. Auspico a riguardo che l'imminente flusso di accrescimento del personale di magistratura possa consentire al Consiglio di Presidenza, al quale rivolgo fin d'ora un pressante appello,
possa consentire al Consiglio di Presidenza di destinare verso questa sede una votazione di magistrati non inferiore, ma almeno, a quella precedente. Si dà poter consentire che rinnovato avvio il progetto di accorpamento di udienze già autorizzato dal Consiglio di Presidenza, che purtroppo è interrotto per effetto del perimento del magistrato, per un accrescimento della produttività dell'ufficio. In luogo di registrare un decremento di produttività conseguente del perimento di un'unità di personale di magistratura, abbiamo, come ho detto prima, conseguito un risultato di straordinario incremento che ragguaglia in relazione alla percentuale di abbattimento dell'arretrato pari al 29,85% dati del segretario generale, che ragguaglia il nostro risultato come uno dei più alti su base nazionale. Basti pensare che i ricorsi pendenti alla fine del 2013 erano 4.181, oggi, alla fine del 2016, 2.265. Ritengo e ribadisco quanto in precedenti occasioni da me già sottolineato, che l'efficienza del sistema giustizia transiti elettivamente attraverso la tempistica che la risposta di giustizia sia in grado di fornire ai cittadini che adesso si rivolgano al fine di ottenere tutela delle proprie esigenze. Il senso di dovere istituzionale, unitamente allo spirito di servizio che deve costantemente dominare l'attività magistratuale, impongono un ulteriore accrescimento dell'impegno da parte di ognuno di noi, al fine di corrispondere con laboriosità, onore, lealtà e gratitudine all'alto privilegio dell'ordinamento del Comune di Firenze. Ritengo che non sia ulteriormente irrazionabile una profonda rimeditazione delle modalità attraverso le quali è strutturato lo svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa, al fine di individuare gli strumenti più opportuni, onde imprimere a quest'ultima un più intenso carattere di accrescimento. L'avvento, fin dall'estate scorsa, della firma digitale dei provvedimenti giurisdizionali e l'avvio, a far tempo dal 1 gennaio di quest'anno, del processo amministrativo telematico, hanno prodotto incisive e profonde modificazioni nel farsi dell'attività giudiziaria, nel tributare un pubblico riconoscimento di stima e gratitudine all'intensa, feconda e proficua opera profusa per la completa operatività delle significative innovazioni dal segretario generale della giustizia amministrativa, escludo che oggi possa sostenersi che lo svolgimento delle funzioni a lui rimesse riveli profili di sovrapponibilità di scenari che hanno caratterizzato un ancorché recente passato, che al tempo stesso possa dimostrarsi insensibile alle profonde modificazioni che ne connotano ora la prossima. È mio avviso, ed auspico in proposito che la prossima consigliatura dell'organo del governo possa coraggiosamente quanto incisivamente assumere un ruolo di centralità protagonistica, è mio avviso che non sia ulteriormente udibile l'elaborazione di linee di riassetto volte a meglio coniugare l'evoluzione informatica che stiamo attraversando con strumenti processuali di rinnovato respiro, per ordinare a delineare con generalizzato ambito di operatività una più certa e contratta tempistica intercorrente tra la proposizione della domanda giudiziale e la risposta definitiva che ad essa il sistema giustizia è chiamato a dare. In tale quadro, torno a sottolineare l'esigenza di porre mano ai criteri di determinazione del carico di lavoro dei magistrati, anche attraverso la promozione di strumenti di programmazione, eventualmente ad articolazione pluriennale, dell'attività giurisdizionale, al fine di rendere duraturo nel tempo il già avviato processo di progressivo abbattimento dell'arretrato tutore esistente. Il complesso di iniziative adottate da questo Tribunale nel corso del 2016 si è coerentemente posto rispetto all'esigenza di fornire al tempo stesso sostanza di immagine e di interventi di efficientamento dell'attività giurisdizionale. Nel ringraziare per l'indispensabile e qualificato apporto collaborativo fornito il dottor Costantino Massis, responsabile della pianificazione dell'attività giurisdizionale, segnalo in primo luogo come anche per il corrente anno sia stata rinnovata l'intesa dei consigli dell'ordine di avvocati operati sul territorio provinciale di competenza per l'individuazione delle linee strategiche già promossa e conseguita tra il 2015 e il 2016. Ed è stata, coerentemente, avviata e condotta un'attività di calendarizzazione, trattazione e decisioni dei ricorsi meritevoli nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Presidenza di trattazione,
con particolare riferimento al contenzioso in materia di misure volte al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, così come in tema di contrattamento, che più intensamente caratterizza sul profilo della sicurezza dell'ordine pubblico, così come sull'aspetto della rilevanza socio-economica, il territorio di riferimento. Sono state inoltre fissate diverse tematiche riguardo alle condizioni di valori aggiunti per lo smaltimento dell'arretrato, attraverso la fissazione di gruppi di affari contenziosi rivelanti omogeneità o affinità sotto il profilo delle stesse problematiche economiche, che hanno condotto ad un significativo ridimensionamento di classi di corsi caratterizzati da serialità penale. Nel testimoniare il definitivo rientro in una soluzione di fisiologicità nella trattazione delle controversie suscettibili di essere definite in conflitto camerale, che all'inizio del mio mandato rappresentavano una inquietante emergenza in termini inaccettabili e arretrato, ragguagliato a centinaia di ricorsi inspiegabilmente in attesa di fissazione, evidenzio come nel 2016 tale flusso di contenzioso si sia ragguagliato al 49% per totale. Soltanto i ricorsi in ottemperanza hanno rappresentato oltre il 38% di quelli complessivamente proposti, a comprova di una situazione di diffusa sofferenza dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, che caratterizza questa realtà territoriale, segnatamente per quanto concerne il settore sanitario. Se gli altri flussi di alimentazione annuale del contenzioso, suscettibili di essere definito in sede camerale, propongono un così significativo ragguaglio numerico, ancora di più rileva l'opera faticosa ma incisiva fin qui svolta da questo Tribunale, che finalmente consentirà, fin dal primo semestre dell'anno in corso, di ricondurne nelle previsioni di legge i tempi di trattazione. Obiettivo questo che considero irrinunciabile, pena altrimenti l'inaccettabile giustapposizione dell'allungamento dei tempi per pervenire alla definizione delle controversie rispetto alla spesso pluriennale risalenza temporale delle posizioni creditorie insoddisfatte fatte valere nei confronti della pubblica amministrazione. Il complesso di iniziative intraprese che questa Presidenza è in grado di intensificare anche per l'anno 2017, come confortato peraltro con i consigli dell'ordine, costituisce uno strumento indefettibile al fine di promuovere ed intensificare la fiducia sociale nell'effettività e incisività del lavoro di questo Tribunale. Intendiamo quindi proseguire nella strada fin qui intrapresa anche per il 2017, attraverso la prosecuzione dell'attività di smaltimento dell'arretrato e dando una pluralità di moduli organizzativi che consentono di avviare la trattazione di decisione con un numero consistente. Intendiamo quindi operare, soprattutto, nel segno di un'accentuata propensione dell'adozione di misure organizzative che consentono il perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione delle pendenze e di contrazione dei tempi di risposta della giustizia. Questa finalità è resa possibile dall'alto livello di qualificazione e dalla singola propensione collaborativa del personale amministrativo del servizio presso lo segretario. L'intenso contributo in termini di operosità, efficienza e qualificazione che caratterizza la quotidiana operatività del personale amministrativo della sezione, trova fondamento soprattutto nell'opera di carattere organizzativo e direttivo del dirigente della sezione, dottor Pasquale Albani, dal quale è stata costantemente profondamente profusa, al quale va quindi un rinnovato e convinto riconoscimento per l'alta professionalità dimostrata e per la paziente collaborazione prestata a questa. È mio intendimento operare nel segno di una ancora più stretta e feconda interlocuzione dialettica con le categorie professionali e gli operatori del diritto. In proposito, non posso non registrare con rammarico il tiepido riscontro offerto alle iniziative che questa Presidenza ha inteso nel corso del 2016 promuovere per l'individuazione di occasioni congiunte di ricerca, studio e approfondimento, suscettibili di coadiuvare l'esercizio della funzione giurisdizionale. Se esso rappresenta una delle ricadute possibili dell'espressione di un giudizio evidentemente non positivo, è con assoluta serenità che posso fin da ora affermare che andremo avanti nella promozione e nella realizzazione di quanto è giusto.
così come posso rassicurare che le critiche non troppo indirettamente rivolte nei confronti di orientamenti giurisprudenziali ritenuti talora troppo rigidi non hanno avuto e non hanno e non avranno mai alcuna possibilità di determinare ricadute decisive sul sereno e coscienzioso perseguimento degli ideali di giustizia e legalità che costituiscono comune matrice identificativa dei magistrati di questa sezione. L'intransigente difesa della legalità, oggetto sul quale mi sono più volte soffermato, rappresenta una perdurante stella polare orientativa del nostro impegno, alla quale non intendiamo rinunciare né ora e né mai. L'abbiamo acquisito piena e lucida consapevolezza delle criticità che questo territorio provinciale presenta e che stabilmente permeano i rapporti civili, politici, sociali ed economici attraverso la quotidiana dimensione di fenomeni distorsivi ed inquinanti, quali ricadute del malcostume corruttivo e della devianza malavitosa. Sentiamo il dovere di ribadire, con la cresciuta convinzione, un forte richiamo alla coscienza morale dei cittadini per un intransigente contrasto alla diffusione di variegate e pervasive patologie distorsive, dovute non soltanto alla capitale presenza della criminalità organizzata di stampo neoambientalistico, ma anche alla valenza decettiva, talora opera di consorterie e fenomenologie variamente associative e diffusamente inquinano ad ogni livello la gestione della cosa pubblica e la correttezza della civile convivenza. Desidero a tale riguardo rendere pubblica testimonianza di stima e ringraziamento come cittadino, prima ancora che come magistrato, nei confronti di coloro, il signor procuratore della Repubblica, il signor prefetto, l'insediamento avvenuto nel corso del 2016 non può che essere accompagnato dal rinnovato augurio per una feconda stagione di lavoro presso questa difficile realtà provinciale. Il signor questore, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, anch'egli insediato presso questa sede durante il 2016 e dal quale estendo l'augurio già rivolto al signor prefetto, i responsabili di tutti delle forze dell'ordine che con il proprio impegno hanno illustrato e persistono il più alto senso di appartenenza e di servizio istituzionale in un contesto caratterizzato da accresciute difficoltà operative e di intervento. Una stima e un ringraziamento che vanno estesi alle donne e agli uomini di tutti le forze dell'ordine. Il quotidiano impegno nell'intensa criticità del loro contrasto che si sono chiamati a svolgere merita ammirato rispetto e convinto applauso. Ritengo che l'indispensabile azione di contrasto alla della illegalità debba essere peraltro accompagnata dal virtuoso avvio di una capitale diffusione della cultura della legalità, volta a promuovere, soprattutto nelle più giovani generazioni, la coscienza e l'idealità della giustizia quale terreno direttivamente deputato a consentire lo svolgimento di una corretta e civile convivenza. L'illegalità, la diffusione dell'illegalità e praticamente l'accettazione rappresenta un momento di indiscutibile crisi all'interno del tessuto civile e ordinamentale della comunità. Come ha commentato da John Kennedy in un discorso tenuto ad Indianapolis nel 59, la parola crisi, Weiji, scritta in cinese, è composta da due caratteri: uno rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità. Se il pericolo insito nella dinamica sociale dell'illegalità è visibile e permea inquinando lo vivere civile, l'opportunità deve essere fornita, non può non essere fornita, dalla riaffermazione della centralità della giustizia e con essa della cultura che mi esprime il fondamento e mi accompagna in famiglia. Non posso non ricordare quanto affermato a proposito della giustizia da Cicerone, secondo cui essa va rispettata e conservata con ogni mezzo, sia per essa stessa, altrimenti non sarebbe giustizia, che per la grandezza del nostro onore e della nostra gloria. Intendo pertanto promuovere un rinnovato sforzo al quale finora chiama a collaborare tutte le componenti a vario titolo operanti nella realtà giuridica di Cina, al fine di accrescere ed istituzionalizzare le occasioni di scambio e confronto, preordinate alla propagazione di quella cultura del diritto che rappresenta un indispensabile volano per la creazione e l'accrescimento di una sempre più diffusa civiltà. Tale sforzo auspico possa rivolgersi all'implementazione di momenti di ricerca, studi e approfondimento, per i quali, alla presenza testimoniale di questo Tribunale, auspico possa accompagnarsi l'attivo coinvolgimento
non soltanto delle istituzioni operanti sul territorio, ma anche della realtà accademica della città, unitamente all'impegno degli operatori del diritto che ne illustrano con alta qualificazione e appassionato impegno e riconosciuto spessore giuridico. Soltanto il tempo, coniugato dalla attiva volontà e con il concreto impegno dei soggetti nell'attivamento di tutelare e fornire reale spessore a questa aspettativa, potrà dare adeguata risposta a questo progetto. Esemplarmente, e nel senso fin qui spiegato, proprio da questa occasione lavorativa intende rendere avvio il sinergico coinvolgimento progettuale nel tempo da manifestare. Se i colleghi che dopo di me prenderanno la parola si sono fatti carico di offrire un contributo di riflessione su argomenti rivelanti particolare interesse giuridico, suscettibili di ulteriore approfondimento e confronto, intendo rivolgere il mio riconoscente ringraziamento al professor Giuseppe Trovea, che ha con entusiasmo aderito alla proposta da me formulata al fine di illustrare, con l'alta qualificazione e con la profonda e illuminata cultura che ne caratterizza l'intensa produzione scientifica, questa occasione inaugurale, attraverso un intervento in tema del gusto del processo amministrativo che ne concluderà la celebrazione. Era proprio ad una personalità promanante da questa così viva e profonda cittadinanza reggina che emblematicamente doveva rivolgersi alla nostra comune attenzione, perché le forze vive e sane di questa città ci sono e sono in grado di conseguire punte di eccellenza e di esemplarità di carattere suo. Ad esse è necessario rivolgersi con rinnovato entusiasmo e con necessario ottimismo, nella convinzione che ad una stagione di intensificata promozione e diffusione della cultura del diritto possa costituire indispensabile volano per il virtuoso avvio di un sempre più intenso e fattivo coinvolgimento della società civile reggina in un percorso di riaffermazione della legalità. La giustizia è indispensabile volano per la promozione della legalità. Non potendo dimenticare con Aristotele che la giustizia è la più importante delle virtù e né la stella della sera né la sera del mattino sono altrettanto degne di ammirazione. Essa è virtù perfetta, soprattutto perché è esercizio della virtù nella sua completezza. È perfetta perché chi la possiede può esercitare la virtù anche verso gli altri e non solo verso se stesso. Molti sanno esercitare la virtù nelle loro cose personali, ma non sono capaci di esercitarla nei rapporti con gli altri. Lungi da limitarci ad un rassegnato tentativo di intercettare il cambiamento e di cercare di interpretare i meccanismi regolatori, ove esistenti o suscettibili di evoluzione, è piuttosto necessario lamentare il richiamo forte, più che mai attuale, di Santi Romano, per cui maggiori saranno i contrasti che dalla specificazione delle forze sociali, della loro crescita e organizzata potenza deriveranno, più indispensabile apparirà l'affermazione del principio che il potere pubblico non potrà considerarsi che come indivisibile nella sua spettanza, per quanto più larga e confacente possa rendersi la partecipazione delle varie classi sociali al suo servizio. Centrale si dimostra nello scenario di trasformazione di cui stiamo percorrendo forse soltanto i primi passi il ruolo del diritto amministrativo e con esso la giustizia amministrativa. Come ricavato con lucida e quanto mai attuale analisi da Vittorio Emanuele Orlando, è al diritto amministrativo che spetta tutta l'attività giuridica dello Stato, comprendendo l'organizzazione dell'amministrazione e la teoria dei mezzi generali di cui l'amministrazione dispone. Quanto all'ingerenza sociale, bisogna distinguere tutto ciò che costituisce il contenuto economico o sociale dell'amministrazione, che resterà quindi una scienza eminentemente sociale e non giuridica, ma in quanto l'ingerenza sociale assume poi, sia pure derivativamente forme giuridiche, è naturale ed è conforme ad una buona logica sistematica che essa rientri nel campo di una scienza giuridica, la quale non può essere che il diritto amministrativo. Consapevoli dell'alto ruolo che tutti gli operatori della giustizia amministrativa sono, più che mai oggi, chiamati a svolgere in questo quadro, e con queste prospettive ci apprestiamo ad inaugurare l'anno giudiziario 2017. Con l'impegno autenticamente forte di continuare ad operare con lo stesso spirito di servizio e con il medesimo senso di appartenenza istituzionale che hanno fin qui accompagnato la nostra presenza regionale. Grazie. Alla collettività e da che ha avuto il suo grado.
In questa occasione anche l'organo di ogni governo ha modo di dare conto dei propri obiettivi e di quanto ha fatto per conseguirli. A tal fine mi soffermerò sul contesto, metodo e merito. La giustizia amministrativa si colloca in un contesto più generale, politico, sociale, istituzionale ed economico, al cui interno maturano la domanda di giustizia e le aspettative delle persone e delle imprese nei confronti della nostra amministrazione. L'anno appena trascorso è stato connotato da riforme tanto imponenti quanto non sempre sostenute da un tempo adeguato di riflessione e decantazione. Mi riferisco in particolare ai decreti attuativi della legge Madia e al nuovo codice dei contratti pubblici. La giustizia amministrativa ha affrontato nel corso del 2016 e ancor più lo farà nel corso degli anni a venire non solo le prime questioni applicative su singole fattispecie, ma anche questioni di sistema sulla natura e i limiti del potere pubblico regolatorio quando impatta sulle libertà di cittadini e di imprese. Mi riferisco, solo per citare un esempio, alla delicata questione della natura giuridica delle linee guida dell'ANA, alla non sindacabilità in giudizio, al fondamento normativo dei poteri sanzionatori e di vigilanza delle autorità indipendenti, questioni tutte che il Consiglio di Stato ha sinora affrontato in sede consultiva, in sede di pareri, sugli schemi di codice e di linee guida, ma nella consapevolezza di poter dare solo una prima lettura, mentre spetterà al giudice amministrativo e in prima battuta ai tribunali amministrativi regionali affrontare queste questioni. La nostra stessa istituzione è stata toccata da interventi normativi, con il decreto legge 168 del 2016, finalizzati all'avvio del processo amministrativo telematico e a un processo complessivamente più efficiente, mediante il rafforzamento della monofilachia e del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Cambiamenti epocali dunque per la società italiana nel suo insieme e per la nostra giurisdizione, con il passaggio appena avviato ad un processo interamente digitale. Cambiamenti peraltro che avvengono in una fase di crisi economica che impone di ripensare l'ordine di priorità nell'allocazione delle risorse pubbliche. Ed è in questo contesto che nel corso del 2016 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha dato il suo apporto per l'attuazione delle modifiche che hanno riguardato il processo amministrativo, ma soprattutto per assicurare una risposta efficiente della nostra giurisdizione nonostante il momento di particolare sofferenza a causa dei noti e vistosi vuoti di organico. Quanto al metodo di lavoro, il Consiglio di Presidenza ha operato mediante un costante dialogo con tutti i magistrati, confronto necessario e imprescindibile per proseguire il percorso di riforma e di autoriforma. In tale ottica il Consiglio di Presidenza, nello scorso anno, ha organizzato un incontro con i presidenti di tutti i tribunali amministrativi regionali per conoscere e comprendere meglio le peculiarità di ciascuna realtà locale e individuare buone prassi e soluzioni più adeguate. Segnalo poi la recente istituzione di un tavolo di lavoro e di confronto con le associazioni dei magistrati, con l'obiettivo di arrivare ad una proposta condivisa di riforma ordinamentale da presentare agli interlocutori istituzionali. Passando al merito delle questioni affrontate, il 2016 può essere definito un anno nero a causa dei vuoti di organico senza precedenti. Alla fine del 2016 risulta certificata una scopertura pari a circa il 30% presso i TAR. Su una pianta organica di 373 posti, le unità in servizio sono solo 259. Tale grave situazione non ha inciso sul trend positivo di abbattimento dell'arretrato, grazie all'aumento della produttività dei magistrati, che ha portato anche a una riduzione dei tempi di giustizia. Riporto il dato nazionale. I TAR hanno definito nel 2016 83.736 affari e l'arretrato è stato ulteriormente ridotto rispetto al 2015 nella misura di oltre 29.000 ricorsi. Le pendenze hanno registrato un abbattimento di oltre il 10%. E questo è il frutto di un impegno straordinario da parte dei magistrati di primo grado, a cui va il ringraziamento del Consiglio di Presidenza e mio personale, con la consapevolezza però che un impegno simile
non è esigibile e procrastinabile sine die. È un impegno che è avvenuto peraltro a scapito della formazione, in cui abbiamo avuto un significativo calo delle presenze. A lungo andare i voti di organo con un impegno extraordinario rischiano di mortificare la qualità della risposta di giustizia. E inoltre, non nascondiamocelo, un organico completo consentirebbe di fare di più e meglio, eliminando del tutto l'arretrato ultratriennale che fonde gli indennizi di legge tutto. Le attuali pendenze, nonostante l'impegno costante dei nostri magistrati, non garantiscono ancora pienamente l'obiettivo di una definizione entro 3 anni di tutti i ricorsi, al netto di quelli che hanno dossier preferenziali come nel contenzioso appalto elettorale definiti in tempi brevissimi. Perciò l'organo del governo deve fare tutto quanto nelle sue possibilità. Con delibere dello scorso anno ha adottato misure organizzative straordinarie, consistenti nell'applicazione temporanea dei magistrati presso quei TAR che registravano le maggiori carenze di organico. Ovviamente la soluzione del problema non può prescindere dalla conclusione delle procedure di reclutamento in corso e pertanto il Consiglio sta operando un costante monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori della commissione del concorso a 45 posti di referendario TAR, ben noto ormai nel lontano gennaio 2015. Il Consiglio di Presidenza ha inoltre individuato soluzioni per semplificare e velocizzare le procedure di reclutamento. Ma la novità più rilevante è costituita da una proposta elaborata dal nostro autogoverno di modifica del regolamento di disciplina del concorso referendario TAR, volto a snellire la procedura. Abbiamo constatato che il concorso è disciplinato da norme di oltre 40 anni fa, pensate per piccoli numeri, inadeguate alla realtà odierna, dove nell'ultimo concorso sono state presentate oltre 4.000 domande. A legislazione oggi vigente una procedura concorsuale dura quasi 3 anni, un tempo inaccettabile. Il Consiglio di Presidenza ha proposto la informatizzazione della procedura, la indicazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando e in tal senso ha approvato pochi giorni fa tali criteri, la valutazione dei titoli dopo la conclusione delle prove scritte, la nomina di supplenti e ulteriori misure acceleratorie. È stata una proficua interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e siamo in attesa del perfezionamento dell'iter regolamentare. Siamo moderatamente ottimisti nel pensare che le nuove regole entreranno in vigore prima dell'indizione del nuovo concorso a 50 posti deliberato poche settimane fa. Presidente, grazie colleghi, grazie a tutti. Un saluto, io porto un saluto a nome del Presidente dell'Associazione dei Magistrati Amministrativi e tutti i rappresentanti del mondo della giustizia e dei colleghi. E nel ringraziare di essere qui vorrei in realtà ricordare gli aspetti, l'attività posta in essere dell'Associazione in questo ultimo anno, focalizzandomi essenzialmente a 2 o 3 momenti. In particolare, secondo me, un momento molto, molto importante è stato il discorso del Presidente del Consiglio di Stato nel corso dell'inaugurazione del febbraio 2016, che a sua volta aveva improntato il suo intervento sulla necessità di procedere a un rilancio della nostra giurisdizione, delineando nel corso del suo intervento alcuni elementi e linee evolutive. Malgrado detto encomiabile intento, a oggi abbiamo dovuto però registrare una realtà molto diversa. In particolare nel corso dell'agosto 2016 è stato presentato un emendamento al DL 168/2016 recante misure urgenti per l'efficienza con gli uffici giudiziari che prevedeva l'inserimento del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Maggiore Anzianità all'interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Di 6 anni come presidente della seconda sezione.
e ora dopo un anno in Calabria. La realtà calabrese è molto più difficile della realtà nazionale. È più difficile per il rischio di condizionamento esterni, è più difficile perché è un contenzioso molto legato a una realtà dell'amministrazione diversa dal resto del paese, per certi versi molto più arretrata sul piano della qualità delle istituzioni, ma anche del funzionamento delle amministrazioni, il che ci porta a un maggiore impegno sul piano dell'effettività della legalità. Ci accomuna con la sede di Reggio Calabria un dato che è fondamentale nel nostro contesto, quello di ridurre i tempi della definizione delle controversie. In Calabria, Catanzaro ha avuto un abbattimento del 30% del contenzioso rispetto al 2020. Tempi di definizione che ormai non superano 2-3 anni massimo, con procedure che seguono tempi molto più ridotti, segnatamente il contenzioso appalti, il contenzioso elettorale, ma una particolare attenzione soprattutto per la tempestività della definizione garantiamo anche le interdittive antimafia. Interdittive che probabilmente nei prossimi anni avranno un accrescimento in termini di estensione, alla luce di una recente pronuncia della terza sezione del Consiglio di Stato che attraverso una ricostruzione della disciplina lei stessa, oltre che alle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, che vi rendete conto, estendendosi anche la scia, avranno una portata estremamente più ampia. Nella nostra realtà il contenzioso sulle interdittive, che vuol dire il contrasto attivo al condizionamento delle imprese da parte dell'organizzazione, ha un peso rilevantissimo. E i termini di definizione a Catanzaro, Reggio Calabria, è estremamente ridotto, perché chi opera in questo settore deve sapere se può continuare oppure no a svolgere un ruolo attivo. Abbiamo avuto un anno difficile anche per quanto riguarda l'entrata in vigore del patto. Devo dire una cosa, ieri abbiamo fatto un po' una verifica sugli effetti che ha avuto il processo amministrativo telematico, il riscontro è molto positivo, non ci sono criticità. Il sistema non ha mai avuto momenti di default, non ha avuto anche da parte degli avvocati, dopo il primissimo comprensibile avvio con delle difficoltà che abbiamo risolto istituendo un impresa al quale ci si può rivolgere costantemente per avere un aiuto fattivo, non ha dato poi luogo, superati i primi 15 giorni, a particolari difficoltà. Abbiamo utilizzato anche uno strumento, recentemente ci siamo pronunciati per un'ordinanza che ha avuto una certa eco sulla stampa specializzata per quanto riguarda l'utilizzo dell'istituto dell'errore scusabile, che è un dato inattivo. In un momento come questo andare a rilevare profili che potrebbero determinare dei arresti al processo per errori anche che sono veramente avrebbe comportato un diniego di giustizia assolutamente inammissibile. E allora, prima di accedere allo strumento che il Presidente De Nicolas faceva riferimento all'ordinanza plenaria, stiamo cercando di individuare delle soluzioni che siano correlate alla ricerca di un ritorno alla normalità attraverso questo criterio processuale. Penso che sia uno strumento assolutamente corretto, anche perché si era consentito proprio di dare un avvio di tipo sostanziale al giudizio. Per il resto, ho anche percepito una certa ansia del Presidente a un rischio di condizionamenti che derivano dalle nostre decisioni. Caro Presidente, anche per quanto riguarda la giurisprudenza del TAR Calabria, di sede di Catanzaro, abbiamo gli stessi orientamenti estremamente rigidi, anche di puntuale verifica della realtà sostanziale del condizionamento. Quindi se ci sono critiche per quando ci sarebbe una certa durezza da parte della giurisprudenza del TAR di Reggio, avete la nostra solidarietà, ma anche la sentiamo gli stessi orientamenti, siamo perfettamente d'accordo con voi.
sia la soluzione più corretta. Dopodiché vi ringrazio dell'attenzione. Soprattutto per la solidarietà, attestata di solidarietà, l'ultima espresso. Nel rivolgere a indicazione di una dimenticanza della quale sono precedentemente occorso, un sentitissimo e non formale ringraziamento nel quadro della predisposizione del testo della relazione per la coazione del danno giudiziario alla collega Donatella Destini per la curata, puntuale, come sempre accurata e puntuale, attività svolta per la predisposizione dell'allegato concernente alcuni precedenti giurisprudenziali della sezione nell'anno 2016. E al dottor Fragara, responsabile dell'informatica presso questa sezione staccata, per l'elaborazione degli accurati e ricchi ragguagli di carattere statistico che correggono la relazione, mi appresso a lasciare, come avevo precedentemente accennato, la parola ai miei colleghi, i quali avranno modo di esporre alcune riflessioni su tematiche particolarmente significative e sensibili che riguardano la giustizia amministrativa, sulla quale riteniamo più che opportuno, necessario che il giudice, che i giudici, che tutti noi, cominciamo e continuiamo ad interrogarci per qualificare ulteriormente la nostra attività, che non deve essere soltanto preordinata ad un'opera di carattere quantitativo oppure indispensabile sulla base di quanto ho detto, ma anche a fornire qualità e sostanza all'interpretazione del diritto in quella che è la nostra quotidiana operatività lavorativa. Lascio quindi per prima la parola alla collega Angela Fontana, seguirà poi la collega Donatella Destini e da ultimo il collega Filippo Maria. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio anzitutto il Presidente per l'opportunità che quest'anno è stata offerta a tutti noi magistrati del TAR di poter dare anche il nostro saluto alle autorità, agli avvocati, ai rappresentanti dell'Accademia e ai rappresentanti della società tutta. Intenderei dedicare i minuti a mia disposizione ad una riflessione che vorrei condividere con tutti voi, riflessione che è anche la risultante della mia esperienza professionale presso questo TAR. Si parla tanto del ruolo del giudice amministrativo nella società attuale. Il giudice amministrativo è colui che garantisce che l'amministrazione si attenga al principio di legalità e che amministri la cosa pubblica ispirandosi all'interesse pubblico. Ci sono stati recenti e vivaci dibattiti anche sul ruolo del giudice amministrativo come giudice dell'economia. A questo proposito, mi sentirei di condividere l'opinione di chi ritiene che bisogna però prestare una particolare attenzione ai valori che devono guidare le attività economiche. Non è l'economia che deve dettare le regole giuridiche, ma sono le regole giuridiche che devono guidare l'economia.